il Natale sì, è legato alla religione cristiana, però di per sé la Natività, come possiamo anche vedere qui nel nostro presepe, è comunque un simbolo di nascita, di speranza e di pace. E per cui tutti i bambini, anche quelli musulmani, e ce ne sono tanti nella scuola, vivono questo momento con la gioia giusta, ecco, proprio perché il messaggio più importante è questo. Quindi, durante l'ora di religione, ovviamente questi bambini non si avvalgono dell'insegnamento, però ci sono tante iniziative alle quali loro partecipano volentieri, come quella che abbiamo vissuto in terza elementare. Siamo andati al Museo Nazionale di Ravenna e per vedere, appunto, fare uno studio sulla rappresentazione della Natività attraverso i secoli, e hanno partecipato anche loro. Quindi sono opportunità queste che vanno bene, culturali ovviamente, che vanno bene sia per i bambini cristiani, che ovviamente leggeranno la Natività anche con l'educazione cristiana e in virtù anche del loro battesimo. Il bambino musulmano guarderà una bella immagine e ne godrà della bellezza della stessa. Il programma di quinta prevede lo studio delle religioni, però partendo da un confronto comparato tra le principali religioni del mondo. E però viene tutto collegato e attualizzato, ovviamente. Io personalmente utilizzo anche il giornale per far sì che lo studio delle religioni non sia soltanto qualcosa di astratto e legato alle nozioni della religione, ma sia uno strumento che loro utilizzano anche per poter leggere l'attualità. Quindi comparato, e nello stesso strumento per poter fare una migliore integrazione della loro cultura con quella degli altri popoli. Ma profondamente non lo so, però che notano che ci sono delle diverse religioni, dei diversi modi di credere, delle diverse prassi religiose, queste ovviamente, perché gliele facciamo notare, però si cerca di trovare comunque le strade comuni in modo che poi i bambini vivono comunque molto bene insieme, anche nonostante questa diversità, ecco. Dicono, beh, loro credono, vanno fuori, fanno l'alternativa, ma perché loro credono in una maniera diversa. Poi quando si trovano, si raccontano, scambiano le diverse attività che fanno, uno per l'alternativa e l'altro per religione, e poi chiedono, si informano, ecco, comunque le informazioni passano e lo scambio avviene tra di loro. Mi sembra che l'interesse sia per la cultura religiosa che per l'educazione religiosa dei figli sia molto presente.